Si fermano anche in Abruzzo, come nel resto d'Italia, i lavoratori di scuola, università, ricerca, alta formazione artistica, musicale e coreutica, per protestare contro le politiche governative che stanno mettendo a rischio, dicono i manifestanti, il futuro dell'istruzione pubblica. Nella nostra regione, la FLC-CGIL Chieti e Pescara ha indetto un presidio nel capoluogo adriatico davanti alla sede dell'ufficio scolastico provinciale. Augusta Marconi, segretaria FLC-CGIL Pescara. I motivi dello sciopero sono riconducibili alla finanziaria di guerra, come quella che sta facendo questo governo di destra, e cioè un governo antidemocratico che taglia soprattutto i posti, tant'è vero che si pensa a 6.000 posti in meno dei docenti nella scuola, a 2.700 posti in meno del personale ATA. Nello stesso tempo non ci sono risorse per il rinnovo del contratto, dunque noi abbiamo perso con l'inflazione circa il 14% del potere d'acquisto del salario, non mettono risorse sulla scuola, anzi chiudono le scuole, per loro la politica è solo quella dei tagli, c'è un ridimensionamento che prevede il fatto di non qualificare le scuole, ma appunto di sopprimerle e addirittura c'è questo fantomatico 4 più 2 per cui loro vorrebbero ridurre tutti quanti l'istruzione superiore di secondo grado a 4 anni. Non solo la scuola, i problemi riguardano anche le università. Si pensi che l'università che già agisce in maniera voglio dire autonoma, perché le università sono autonome, prevedono che per esempio come da noi un lettore universitario possa prendere circa 1.000 euro al mese e lo stesso lettore universitario, faccio un esempio, possa prendere invece in Università di Siena 2.400 euro. Quindi questo tipo di atteggiamento si aggancia all'autonomia differenziata, cioè al fatto di dover regionalizzare tutti quanti i settori e su questo quindi inchiodare sia studenti sia lavoratori alle realtà regionali. Quindi il ministro Calderoli, il disegno Calderoli di fatto schianta non soltanto il lavoro ma anche la scuola, l'università, la ricerca che poi è precarizzata e anche e soprattutto, diciamo così, tutti i settori della conoscenza.